mostra Eroi del Calcio, allestita dall'Associazione Italiana Calciatori ai magazzini del Cotone di Genova. Si raccontano oltre 100 anni di storia attraverso cimeli del football, dalle maglie storiche di Pelé, Diego Armando Maradona, Platini, Beckham, Cristiano Ronaldo, a scarpini di Zidane, gagliardetti di finali di Coppa del Mondo o di Champions League. Davvero una mostra imperdibile per gli appassionati del gioco del calcio, e non poteva mancare ovviamente uno stand dedicato all'Unione Calcio Sampdoria. Abbiamo deciso con gli organizzatori di raccontare un po' tutta la storia della Sampdoria, partendo veramente dagli antenati con la maglia dell'Andrea Doria fino ad arrivare quasi ai giorni nostri. Diciamo che è suddivisa in due sezioni. Questa è proprio la parte storica, dove ci sono le maglie più vecchie, dai anni 50, anni 60, anni 70 fino ai primi anni 80, mentre dall'altra parte c'è l'epoca d'oro, l'epoca Mantovani. Ci sono tutte le maglie delle finali delle coppe europee, sia vinte che quelle purtroppo perse. C'è la maglia del giorno dello scudetto di Sampdoria Lecce, indossata da Vialli, che gli è stata tolta da un mio caro amico che poi me l'ha data. C'è la prima maglia di Mancini dell'82 e arriviamo fino alla maglia di Palombo dell'ultima finale di Coppa Italia, ahimè persa, del 2008. Sono pezzi molto particolari che sono a loro modo più rari rispetto alle maglie da gioco, perché le maglie da gioco comunque bene o male vengono scambiate, vengono comunque in giro, si trovano abbastanza spesso. Invece il materiale d'allenamento è materiale che o ha conservato un giocatore nel suo armadio o è difficile che venga trovato. E ci sono degli articoli veramente molto belli, con dei ricami che sembrano veramente delle opere d'arte, con i colori molto più sgargianti rispetto ad ora, dei pezzi stupendi secondo me, che comunque collezionisti che fanno anche questo materiale qua ce n'è veramente pochi, perché sono veramente particolari. Vedere i pezzi di cimeli, le maglie dei grandi campioni del passato è stato bellissimo, è stato emozionante, no, mi ha colpito pensare, no, che lì c'era una maglietta magari indossata da un Pelé o Maradona nelle finali mondiali, le scarpette di Ronaldo, sono idoli di sempre, quindi emozionante. I gagliardetti proprio fatti a mano sono bellissimi, sono irripetibili penso, e anche le stesse maglie d'allenamento, tutte senza sponsor ma solo con i colori della Sampdoria, no? Che sono fantastiche, che al giorno d'oggi è difficile con tutti gli sponsor che ci sono, no? Rivederle, quindi è una cosa incredibile. Si spera di riuscire a emulare questi campioni, anche se sono cambiati un po' i tempi sarà difficile, però noi ammiriamo le gesta di quello che ci sono stati prima di noi. Calcio, io sono genovese, sono sampdoriano, sono cresciuto nel mio momento, diciamo, in cui ero più innamorabile, Gianluca Pagliuca sicuramente, perché è stato il portiere dello scudetto, è stato il portiere delle finali, è stato il portiere della Sampdoria dell'epoca Mantovani, quindi sicuramente è un mito che ho avuto sin da bambino. Mio padre mi regalò la maglia di Pagliuca quando giocava ancora nel Baiardo e io andavo a dormire con la maglia di Gianluca, la mettevo sotto il cuscino, e quindi per me Gianluca rappresentava quello che il sogno di ogni ragazzino che muove i primi passi verso un universo che è quello calcistico. Vedere le maglie delle finali delle coppe europee è qualcosa che da tifoso e da giocatore della Sampdoria ti dà tantissimo orgoglio. Poi qua abbiamo tantissime variazioni, è interessante sapere la storia, i magnifici, le varie
i vari cambiamenti, i vari aneddoti che ci sono dietro le maglie. Per esempio ci spiegavano che nelle coppe europee non potevi avere più di un fregio e lo scudo di San Giorgio veniva considerato un fregio, quindi è molto interessante ripercorrere la storia del nostro club, e credo che attraverso questa iniziativa che è stata fatta sia molto importante e molto piacevole.